Un polo museale che si trasforma in un cinema sotto le stelle, ospitando le pellicole più significative del nuovo cinema italiano, gli attori più quotati e le mostre che raccontano il dietro le quinte dei set. Il tutto a Montefiore dell'Aso per l'8ª edizione di Sinfonie di Cinema, che da ieri fino al 14 agosto ospiterà grandi film, accompagnati dai concerti delle colonne sonore principali e da degustazioni di prodotti enogastronomici del territorio. Ieri sera gran gala di apertura con la proiezione della Giusta Distanza, film di Carlo Mazzacurati promosso a pieni voti dalla critica, che riflette sul mondo del giornalismo in una provincia desolata e segreta. A seguire la pellicola, nella quale ha anche un cameo, l'attore e regista Fabrizio Bentivoglio, che dopo il successo di Lascia perdere Johnny sta riflettendo su alcune nuove idee. Walter Chiari, che era un grandissimo, diceva che un attore dovrebbe regalarsi, poi ricostruirsi e riregalarsi. Quindi, dato che considero di essermi regalato a piene mani con questo film, con Johnny, insomma, diciamo che questo è il periodo, è il momento della ricostruzione. A far da cerimoniere, lo scenografo numero uno d'Italia, Giancarlo Basili, nato a Montefiore, ha allestito i set di Moretti, Salvatore, Spiccioni e Giordana, e ora si appresta a debuttare a Venezia con l'ultimo lavoro di Ferzan Özpetek, Un giorno perfetto. Venezia ne è un grande esempio, con 4 film in concorso. Io ho il piacere di rappresentare, penso, un altro grande regista italiano, che non ci avevo mai lavorato. C'è stata sempre una grande ricerca di lavorarci insieme, ma io ero sempre molto impegnato. Ci siamo trovati e penso che Ferza abbia fatto un grandissimo film, ma a parte questo io dico che il cinema italiano non è per niente in crisi, anzi siamo in un momento di grande credibilità, ma soprattutto all'estero. Nel polo spazio anche per l'arte della fotografia di scena. Gli scatti di Angelo Turetta raccontano l'ultimo film di Marco Tullio Giordana, Sangue pazzo, interpretato da Monica Bellucci e Luca Zingaretti. Fra bobine di pellicole, macchine da presa, la cinecittà degli anni venti, il volto della Bellucci, intenso e perfetto, incarna appieno la miglior tradizione del cinema di casa nostra.